io dopo una settimana pesante in cui si è fatto di tutto per bloccare questa vergognosa riforma voluta dal PD, vergognosa perché, come dico io, il canguro, lo straccio non è stato fatto nei confronti della legge, neanche nei confronti del Consiglio, è stato fatto nei confronti dei cittadini. Il vero straccio è il rifiuto al confronto democratico da parte del PD. Questo secondo me è la cosa più chiara, al di là dei contenuti della riforma, che potevano essere cattivi, buoni, o i contenuti del referendum, che poteva essere condiviso o non condiviso, il fatto che un consiglio regionale si rifiuti a un confronto con i cittadini è una cosa inaudita e gravissima, soprattutto in virtù di una legge referendaria che ha approvato il Consiglio regionale stesso in passato. Questo è l'elemento che ci preme di più. Dopo una settimana di notti, di attività all'interno del Consiglio, in cui tutte le volte prendevo la parola dicevo grazie Presidente, oggi dico grazie Ricci, sul serio, perché secondo me è rappresentante di questa volontà, della volontà di partecipare, semplicemente questo, che è la cosa più elementare in qualunque contesto democratico. Questa è una parte che è importantissima da non sottovalutare, anche in virtù del fatto che le opposizioni hanno fatto di tutto per arrivare all'espressione di questa volontà democratica, che è quella referendaria, appoggiando un comitato. Io voglio ricordare, con tutta la stima che ho per Eugenio, ci mancherebbe, non, il problema non è la persona, però voglio ricordare che in questo momento il Collegio di Garanzia è riunito perché l'opposizione ha chiesto che si riunisse per valutare delle irregolarità rispetto a come è stata gestita la seduta della settimana scorsa. Noi contestiamo il fatto che non ci hanno fatto discutere gli ordini del giorno, utilizzando un vizio del regolamento, e l'ufficio di presidenza su questo ha dato retta al capogruppo del PD, non ha preso neanche in considerazione l'ipotesi che potesse aver ragione l'opposizione. Hanno stracciato tutti gli ordini del giorno dicendo che erano equiparabili a delle mozioni secondo dei capitoli che non erano presenti nella parte terza ma nella parte seconda del regolamento statutario. Ora scusate, voi non conoscete il regolamento, ma dal nostro punto di vista è una scorrettezza tale per cui abbiamo chiesto al Collegio di Garanzia di valutare se l'ufficio di presidenza è stato coerente nella valutazione e nell'interpretazione del regolamento, perché se non fosse stato coerente ci sono i limiti per invalidare la legge 33. Ma vi rendete conto a quale rischio si è sottoposto il Consiglio? È un rischio enorme, perché ne va della dignità dell'intero Consiglio regionale. Pur di non arrivare al referendum, siamo disposti a andare contro la legge. Questa è la verità. Il PD, pur di non arrivare al referendum, è disposto a infrangere la legge. È una cosa gravissima, inaudita, e cantano vittoria. Hanno fatto un terzo in meno della loro legge pur di arrivare ad approvarla. Allora, qui, da questo punto di vista, chiedo ancora a Gianni, che secondo me ne ha ancora la facoltà, di farsi da garante. Non è un fatto, come dire, di burocratese perché ci sa tempo, cioè, era chiaro che non era così, perché nell'ordine del giorno approvato all'unanimità in consiglio, in cui si diceva entro il 15 saranno validate tutte le firme e l'ufficio di presidenza mette a disposizione dell'ufficio che valida le firme tutto il personale necessario per arrivare entro il 15 a validare le firme, eravamo tutti d'accordo, e invece non l'ha fatto. A noi risulta che c'era una sola persona che validava le firme, non gli è stato mai affiancato nessuno, e ci risulta anche una menzogna perché la segreteria dell'ufficio di presidenza ha detto che c'erano 15 persone e non è vero.
C'è ancora bugia. Questa faccenda qui, dal nostro punto di vista, è molto grave. È gravissima. È molto grave. Quindi in questo io chiedo al Presidente, che dal mio punto di vista resti il Presidente comunque di tutti i toscani in questo momento, chiedo di farsi da garante sul serio, al di là di qualunque burocrazia, che entro la fine dell'anno sia possibile realizzare la validazione delle firme, le digere in verbale da parte del Collegio di Garanzia, perché ci resti almeno la possibilità, se il referendum è fattibile, e secondo noi sì, ci resti almeno la possibilità di farlo entro l'estate, entro il 30 di giugno, che è la finestra ragionevole. Se poi il Collegio di Garanzia dirà che non è più fattibile perché è stata approvata la 33, prenderemo le nostre decisioni, faremo anche un altro referendum, non è questo il punto. Ci consentirà di riportare davvero la legalità a questo paese, la partecipazione popolare.